Cioè la grande novità, qua puoi attaccare, la grande novità che a me mi ha emozionato finalmente è che qualcuno parla di bellezza, che è una novità totale. Cioè nessuno, è solo Sfrima, Baucù e dopo Beniamino hanno iniziato a noi ci interessa la bellezza. E questo è un cambiamento radicale, è una liberazione, almeno per me, io sono un crociano idealista, per cui di conseguenza a me interessa solo l'estetica. C'è un bellissimo libro, no? Di Brodsky, non so se lo conoscete, in cui lui e poi la sua dissertazione quando ha vinto il Nobel, nell'87, prima che cadesse il muro di Berlino, e lui diceva, cioè a me mi interessa l'estetica è sopra l'etica. L'estetica è la derivata ultima di tutta la complessità umana. Chiaro che dentro c'è l'etica, c'è l'economia, c'è tutto. Però non ha bisogno di essere legittimata all'interno. Ma il nostro compito come paese generazionale, per voi che siete giovani, è proprio questo. È uno, la riscoperta della bellezza. Due, cercare di arginare questi attacchi violentissimi che ci sono stati negli ultimi anni nei confronti della bellezza, fino a farla diventare un disvalore. Cosa diceva Burke? La bellezza, specialmente in architettura, diceva, specialmente in architettura, e Burke era un empirico, non era un idealista, è una strana combinazione tra l'ordinario e il non ordinario. Cioè si basa su un bilanciamento tra due cose, lui chiama convenzione e l'anticonvenzione. Perché è interessante l'architettura italiana adesso? Perché si pone il problema di essere un'architettura che recuperi l'aura dell'architettura, cioè la bellezza in sé per sé, per cui anche questo ritorno all'autonomia dell'architettura si spiega in quest'ottica, che è più inclusiva rispetto alla citazione di Rossi o chi per loro. Ma allo stesso tempo si pone il problema di come fare un'architettura popolare senza essere pop, perché abbiamo visto cosa ha prodotto l'architettura pop, no? Ha prodotto architetture con dei flussi che portano, sbattono contro dei muri e della gente che vive in spazi che non corrispondono a quelli della vita, corrispondono bene o male a delle proiezioni pubblicitarie di una vita che non esiste. Allora, quello che è interessante, parlo specificamente di Beniamino e parlo di Baucù, è che loro si pongono il problema, cioè come fare un'architettura che sia allo stesso tempo recuperi l'aura dell'architettura e allo stesso tempo abbia una componente popolare. Torno al concetto di bellezza e mi ricollego a Schopenhauer. Cioè Schopenhauer come identifica? Cosa dice la bellezza? Prende l'idea da Kant. Kant diceva che la bellezza non serve a niente, per questo è più grande di tutto. Non serve, è fondamentale perché non serve, perché lo e là si misura la capacità umana di essere superiore poi di fronte agli animali. Cioè l'uomo fa cose inutili, perché lo spirito impone di fare cose inutili, noi saremmo delle bestie. Schopenhauer dice che la bellezza invece ha un fine, che è quello di consolare. Le architetture, abbiamo visto le immagini di architettura di Beniamino, che ripeto, non prospettano una vita diversa rispetto a quella che c'è. Non è l'idiozia alla Zaha Hadid, o alle Libeskind, o a chi per loro. Prospettano una realtà che già esiste, ma la nobilitano. Questa ripresa, e qui finisco, della idealizzazione nel fare artistico, penso che sia la cosa più interessante qui, su cui possiamo dare qualcosa anche al dibattito internazionale. Grazie.